cammina lentamente con incedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Grazie papà. Fallo! Aspetta che prendo la vita più pesante. Non sa mai. Importante che ho lasciato un buon segno questa settimana. La mia ragazza mi ha lasciato. Mi ha lasciato. Dice che quando mi bacia non sente più le farfalle nello stomaco. E dopo 3 anni l'avrà anche digerite, no? Ma la colpa è solo mia, me ne sarei dovuto accorgere prima. Ultimamente quando eravamo a letto insieme non faceva altro che simulare. L'ultima volta addirittura si è buttata per terra gridando arbitro e fallo. Non l'ho neanche toccata, si è buttata da sola. Sì, sì, simulava così tanto che alla fine del rapporto simulava persino di fumarsi la sigaretta. E io in tutta risposta simulavo di fargli le coccole, no? E si è arrabbiata e mi ha lasciato. Con lei è stata una storia strana fin dall'inizio, perché ci siamo conosciuti su Tinder, un social network, e poi il nostro amore è nato su Badoo. Abbiamo litigato su Facebook e mi ha lasciato su WhatsApp. Mi ha spezzato il modem. È stato tristissimo. E poi se fosse solo questa, ma no, no, ho anche problemi al lavoro, perché faccio il pubblicitario. E dentro questa sera devo trovare un nuovo slogan per un profumo giapponese da sponsorizzare in Italia. E il profumo si chiama Sgroto. Ditemi voi come faccio a sponsorizzare in Italia un profumo che si chiama Sgroto. Usate acqua di sgroto. No, a me è meglio, gocce di sgroto. Se non la faccio alla francese, eau de sgroto. Mamma mia, che palle. Sì, sì, no, non ho mai avuto una vita facile, no? Sono cresciuto con un padre sempre in mezzo a droga, risse, prostituzione, corruzione. Poi alla fine ho lasciato la politica, ma per me è stata dura. Sì. Perché io ero un tipo alternativo già da piccolo, uscita di scuola fermavo gli sconosciuti per chiedere se avessero delle caramelle da regalarmi. Mai trovato uno, mai, mai. Colpa sempre di mio padre, perché se non avete idea di quante volte sono andato a botte con gli altri ragazzi per colpa sua, perché mi chiamavano figlio di un cane. Certo che anche lui con tutti i nomi al mondo doveva proprio chiamarmi Jack Russell. Già di cognome faccio... No, non c'è niente da ridere. Perché mi chiamo Jack Russell. Avete una minima idea di quello che succedeva a scuola durante l'appello? I professori che non sapevano fischiare mi segnavano assente. È la prima volta che mio padre è andato a iscrivermi. Dove prendo le nomi? Che adesso non mi ricordo, l'anagrafe. Sì, perché c'era l'anagrafe. E piangevano i bambini all'anagrafe perché non avevano ancora un nome. Io sì. Però mi picchiavano mio padre perché pensavano che ci provasse con le segretarie. Sì. E poi tutti i desideri infranti quando ero piccolo, a 8 anni volevo fare l'inventore. E allora avevo modificato lo spazzolino da denti elettrico e avevo messo al posto della punta un fungo di plastica. Vibrava talmente forte che era perfetto per montare il latte nel cappuccino. Poi un giorno l'ha trovato mia sorella. Non me l'ha più restituito. So solo che poi l'ha portato a scuola e la suora che gli faceva religione gliel'ha sequestrato. Non gliel'ha più restituito. E io mi sono sempre chiesto, ma quanti cappuccini si fanno in convento? E poi non c'è niente da ridere, sono problemi. A 13 anni i primi complessi per quello che ho sempre avuto nelle mutande. Mi hanno sempre chiamato l'elefante, proboscide, elephant man.
No, no, lo so che tanti di voi non ci crederanno, ma è davvero frustrante averlo così grigio. Poi a 15 anni invece, 15 anni, volevo sfondare nell'ambito del nuoto, ero un nuotatore agonista, poi ho dovuto smettere per colpa di quel maledetto incidente. Ho perso il cordone dell'accappatoio, è stato terribile, non ho più potuto continuare. Ed è lì che ho pensato la prima volta al suicidio. Sì, sono andato al concerto dei Metallica con la sciarpa di Violetta. È stato un po' come andare a vendere panini con la porchetta a raduno dell'Isis. Stessa cosa. Che almeno riuscissi a dormire la notte, invece neanche la notte riesco a dormire. Perché ogni volta che mi addormento e comincio a sognare, sento il telefono squillare. Vado a rispondere e dall'altra parte c'è la voce di mia nonna. Che dice sempre 21, 37, 85. Oh, non l'ho ancora capito che se ancora viva non funziona darmi numeri vincenti. È incredibile. Basta, ho deciso, adesso la faccio finita. Addio. Forse mi squilla il cellulare. Sì, pronto? Sì, capo, sono... No, no. No, non è un'interferenza. Sono Jack Russell, sì. Se ho trovato lo slogan per il profumo giapponese? No, ho trovato molto di meglio da fare, sì. Sì, sì, le dirò quello che farò io. Certo, con sgroto. Un salto nel vuoto. Le piace? Perfetto. Per quella promozione? Sì. Di che colore la facciamo la confezione dello sgroto? Grigia. Grigia. Grigia.